messaggio che voglio dare io è sicuramente un messaggio, come dire, di speranza, perché comunque al di là, come dire, della crisi che sicuramente morde duramente, e magari qua in Friuli secondo me, come sempre, le cose arrivano un po' dopo e magari avremo uno strascico importante anche nel 2014 di crisi e di difficoltà, ma anche come le nostre, che sono nate, come dire, 120 anni fa, come nel nostro caso, per scopi ben precisi, hanno la mission di dare una speranza e sostenere. Quindi il messaggio che voglio dare, se questa è la domanda, è assolutamente un messaggio di speranza e di una realtà come la nostra, che sarà comunque al fianco di imprese e famiglie in un momento difficile, ma comunque non impossibile. Ma l'anno per noi si chiude abbastanza bene, in un anno chiaramente difficile per l'economia. La nostra banca ha continuato a aumentare la raccolta, siamo intorno a una crescita intorno al 6%, quindi continuando a, come dire, raccogliere la fiducia del nostro tessuto, del nostro territorio. Noi abbiamo cercato di impiegarla il più possibile a sostegno di famiglie e di imprese, però la dinamica degli impieghi, causa il ciclo economico, non è brillantissima. Corriamo più della media regionale, ma gli impieghi si attestano intorno a un più 1%, quindi frutto peraltro non di una indisponibilità da parte nostra a sostenere, frutto piuttosto di una domanda di credito che stenta per effetto, come dire, dell'andamento del ciclo economico. Ma diciamo che il prossimo triennio, noi, il Consiglio di amministrazione, licenzierà a fine anno il piano strategico triennale 2014-2016, sarà improntato sulla falsariga di quello che abbiamo fatto in questi tre anni, su un lavoro molto importante di crescita dell'intermediazione, come dire, rivisitazione dei nostri sportelli. Andremo a giocarci le stesse partite in aree un po' più, come dire, importanti, questo per collocare sostanzialmente i nostri costi in aree a più alto potenziale. Abbiamo visto che il nostro modello di banca, laddove riesce veramente a essere banca di relazione, banca vicina, banca prossima, riesce a crescere nonostante l'andamento dell'economia. Questo perché le porte della nostra banca sono aperte dalle 7:30 di mattina alle 8 di sera. È una risposta sempre, magari anche negativa, ma una risposta per il nostro territorio c'è sempre. Ma il bilancio a Pordenone è un bilancio assolutamente positivo, in quanto noi, anche per il profilo che avevamo scelto, avevamo attese precise che sono state completamente soddisfatte. Noi credo che a Pordenone diciamo la nostra assolutamente con grande dignità e capacità, perché il nostro modello, come dire, di banca concreta, di banca del fare, vedo che sta distinguendosi in un'area dove sicuramente non aspettavano noi. Pordenone è una città che ci permette di essere vicina al mondo delle istituzioni provinciali, al mondo, come dire, associativo, a un mondo diciamo, al quale non potevamo precludere un contatto a una banca come la nostra, che comunque ha, credo, un ruolo importante nel territorio nord-orientale della nostra provincia. Ma diciamo che più in generale noi abbiamo un impegno verso i giovani. Le nostre banche sono viste storicamente come le banche dei papà e dei nonni, meno le banche dei giovani. Noi per smontare questa teoria in questi tre anni abbiamo fatto un lavoro importante reclutando 500-600 giovani nella base sociale. Abbiamo allargato la base sociale ai giovani, ai quali non ci siamo sentiti di consegnare semplicemente un conto corrente, un librettino, cose che fanno tradizionalmente tutte le banche commerciali in primis. Abbiamo voluto e ci siamo impegnati a dare loro ogni anno qualcosa di diverso in termini di formazione, in termini di informazione.
Il 2013 è stato caratterizzato dalla collaborazione con il gruppo dei giovani imprenditori pordenonesi, un gruppo di giovani imprenditori trasversale su tutte le categorie economiche, quindi Coldiretti, Ascom, Unione Artigiani, Unione Industriali, con i quali abbiamo portato avanti diversi progetti, dei prodotti dedicati alle start-up e anche, come dire, sostenuto iniziative loro, l'ultima delle quali in fiera questo mese di novembre, dove abbiamo premiato delle start-up giovanili partite qua nel nostro territorio. Quindi, il nostro sarà sempre un impegno forte verso i giovani che sono, a mio avviso, la categoria più esposta in questa crisi. I tassi di disoccupazione giovanile sono importanti e credo che una nostra banca, una banca come la nostra, che ha una grande responsabilità sociale, non si può sottrarre dal sostenere, come dire, i giovani che sono un po' il futuro del nostro paese e del nostro territorio. Diciamo che noi vorremmo partire nel 2014 col botto, nel senso sorprendendo un po' tutti. Sicuramente nel San Vitese stiamo costruendo un progetto importante. Vogliamo sistemare il baricentro della nostra banca anche in quel territorio. Con i primi dell'anno però credo faremo qualcosa che anticiperà questo tipo di scelta. Ancora è prematuro, come dire, rilasciare indicazioni, però io ho in previsione di una banca che parte lanciata nel 2014. Abbiamo dei progetti di comunicazione sul territorio, lanceremo dei prodotti, avremo un'attenzione particolare alle categorie imprenditoriali. Quindi lanceremo qualcosa di importante sul fronte delle energie alternative. Noi credo che, per come abbiamo organizzato i lavori, arriveremo a Pasqua senza accorgersi. Devo dire che siamo rimasti tutti sorpresi, perché io per primo, che comunque ero, come dire, tra i fautori di un cambio della ragione sociale per rispetto, come sapete, a tutto il territorio che abbracciamo e quindi che non vorrei che la ragione sociale circoscrivesse territori ristretti. Ormai la banca ha una sua connotazione precisa in un territorio più ampio. Ero preoccupato che soprattutto nelle zone storiche, Medume, San Giorgio per esempio, facesse molta più fatica a passare il nuovo nome. La cosa è andata bene a tal punto che noi avevamo, con questa attenzione, per dire molto tangibilmente qual è stata la reazione, pensato di cambiare le insegne, diciamo con un piano programmato, metà, come dire, è subito nella parte nuova, mentre volevamo lasciare la parte vecchia, con le vecchie insegne ancora per qualche tempo. Abbiamo avuto richiesta di, cambiare le insegne anche nella parte vecchia. Questa è stata una cartina tornasole di come il nuovo nome, il nuovo logo, soprattutto a mio avviso, abbia ben rappresentato il cambio che volevamo dare alla banca. Io, come dire, devo dire, sono molto contento dell'impatto della nuova ragione sociale. Sono innamorato del nuovo logo. Vedere le mie montagne, le mie colline, i miei fiumi, come dire, mi dà una forza e credo che fotografi molto bene quello che vuole essere questa banca per questo territorio.